Per me è un piacere poter raccontare il progetto Urban Jungle, che è un progetto che nasce a Prato, nasce da una riflessione fatta insieme a Stefano Mancuso sulla importanza di poter moltiplicare le superfici vegetali e il numero delle piante, degli alberi e degli arbusti nelle nostre città. Abbiamo trovato a Prato non solo un'amministrazione attenta, disponibile, interessata, ma anche degli operatori privati come Estra che ci hanno dato attenzione subito, e quindi io credo che quello che stiamo facendo e faremo a Prato nei prossimi mesi e anni sia un esperimento straordinario, in qualche modo in anticipo su moltissime altre città del mondo. Dico questo perché il tema delle superfici minerali di alcune porzioni esistenti di città in ambienti dove il verde, in senso lato, quindi gli alberi, gli arbusti, le piante di ogni tipo, hanno un ruolo importante, è una sfida che oggi dobbiamo cogliere e che è diventata sempre più necessaria e urgente. È diventata urgente perché abbiamo le ragioni della diffusione in alcune aree più intensa del contagio da Covid-19 dovuto alla presenza di polveri sottili dell'aria inquinata. Ecco, noi sappiamo bene che gli alberi, le foglie degli alberi, degli arbusti, delle piante assorbono le polveri sottili che inquinano l'aria e ci aiutano in questo modo a evitare che i nostri polmoni, indeboliti dalle polveri sottili, siano più esposti al rischio di contagio. CO2 che è all'origine del cambiamento climatico, del surriscaldamento globale del pianeta, per cui se è vero che abbiamo mille modi per evitare di produrre CO2 con le energie rinnovabili, abbiamo solo gli alberi e la fotosintesi clorofilliana come strumento per poter assorbire la CO2 che abbiamo già prodotto. E quindi portare alberi e piante nelle città esistenti, fare come faremo a destra, un progetto che in qualche modo cambia la natura dell'edificio avvolgendolo di pareti verdi e vegetali, a partire anche dalla copertura, dal tetto, significa dare un contributo enorme all'assorbimento di CO2 dove la CO2 è più prodotta, cioè nelle città. Ma non c'è solo questo, il verde riduce la temperatura, quindi contiene quei picchi di calore che ormai conosciamo purtroppo nei periodi estivi, aumenta la biodiversità delle specie viventi, in qualche modo ristabilisce un equilibrio importante all'interno di città che sono diventate totalmente minerali con la presenza di specie naturali e vegetali. Quindi il progetto è un progetto molto ambizioso, siamo molto contenti che Estra sia stata disponibile e non è un caso un'azienda che si occupa di energia abbia capito l'importanza di un progetto di questo tipo e quindi io credo che grazie a Urban Jungle, al progetto Estra e poi a un altro tema che è fondamentale, è quella della connettività, cioè del fatto che noi stiamo lavorando in luoghi specifici della città di Prato, ma ci stiamo anche interrogando di come connettere con corridoi verdi, con ecosistemi verdi, questi diversi punti della città, che siano essi giardini, che siano essi piccoli parchi, che siano essi edifici verdi, che siano essi viali alberati. C'è un tema di connessione. Il verde, quando lavora sulla connessione, aumenta una cosa fondamentale oggi, che è la biodiversità. Pensiamoci bene, questo disastro del Covid nasce anche dal fatto che il salto di specie, la zoonosi, lo spillover, che ha fatto sì che purtroppo in una parte del mondo, probabilmente da dei roditori, questo virus sia arrivato alla nostra specie, è dovuto al fatto che in quella parte del mondo si era drasticamente ridotta la biodiversità, con la deforestazione, con l'inserimento di allevamenti intensivi al posto di un bosco. Si riduce in maniera formidabile la ricchezza delle varietà di specie che abitano un habitat come un bosco o una foresta. Questo è quello che noi dobbiamo evitare. Il verde porta con sé biodiversità, le superfici minerali riducono la biodiversità. Quindi il tema della biodiversità è un tema fondamentale. Quindi il nostro progetto per un Prato più verde è un progetto che parla a tutto il mondo di come oggi bisogna pensare di cambiare le nostre città.